Ma buon salve a tutti! Oggi siamo su un gioco molto bello, niente poco di meno che Hot Wheels! Siamo su Hot Wheels, sul mio bellissimo cellulare, molto figo. Allora, come vedete qui ho sbloccato già due auto, diciamo quella che mi ha messo in evidenza qui nella home è l'auto di Batman. Non l'ho ancora testato al massimo, penso che quest'arma non si può utilizzare in gioco. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un like, di iscriversi al canale e di seguirmi su tutti i social. Allora, siamo qui nella città, andiamo a mappa classica. Vabbè, l'apprendimento è, diciamo, la base, il tutorial. Andiamo su sfida accettata. Ecco qua, vediamo la prima corsa. Vai, potrei usare anche l'auto di Batman. Ma sì, dai, proviamo l'auto di Batman. L'altro è, diciamo, quello standard, se così vogliamo chiamarlo. Ok. Ma sono pronto, sono pronto. Meno male che ho fatto il tutorial, se no non sapevo i tasti da premere. Vai, vai, il turbo, il turbo. Che non dobbiamo sbattere, se no perdiamo la velocità. E mi serve qui la velocità per vincere, che è una delle cose fondamentali. Se no qui non si va avanti. Vai, 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 macchinina mia. Se avessi avuto la pista per scannerizzare le auto, potevo avere altre auto in più. Ma chi se ne frega, cioè, sinceramente. Anzi, non mi sembra che potevo fare anche altre piste in più, altre cose in più, che adesso non mi viene in mente, perché giustamente. Dai, prima vittoria. E che fai? Te ne privi? Eh no. Dai, GG per me, GG per me. E andiamo. Vai. Pista numero 2. Sempre auto di Batman. Dai, che l'auto di Batman mi ha portato fortuna, direi. Ma sì, dai, potenziamola, dai. Che fai? Non lo potenzi l'auto, cioè, la base. Bisogna potenziarla. Oh, le musiche sono pure fighe, devo essere sincero. Questo è anche veloce. Sta pista è piena di curve inaspettate. E andiamo bene. Oh, spero di potenziarlo al massimo, così posso fare anche altre piste dove, diciamo, c'è bisogno di un buon livello di auto, ecco. Ho una buona auto abbastanza potente, che non sono le mappe standard, diciamo. Ci sono altre modalità temporanee. Ci sto imparando in questi giorni qualcosa su questo gioco. Oddio, devo cercare di non perdere. Muovite, muovite. Cerca di vincere, auto mia. No! Ho perso, ho perso. Maledetto a me che andava a sbattere i lati. Maledetto me. Vabbè, dai. L'importante è saper giocare. Dai, può capitare una sconfitta, può capitare, eh. Non siamo tutti Schumacher, non siamo tutti pro dei pro. Stiamo parlando di un gioco, non è che stiamo parlando di chissà che cosa. Ce la possiamo fare. Pronto, pronto. Quest'auto, cioè l'auto rivale è abbastanza, come posso dire, particolare. Cioè, usa il boost nei momenti in cui sa che può usare il boost. Tipo, all'ultimo. Dai, dai. Ti prego, non mi perdere anche adesso. Cerca di vincere per la gloria, cerca di farlo per tutti noi. Oddio, ste curve. Allora, dai, dai, ti voglio carico. Ti voglio carico a pallettoni, come si suol dire. Dai, dai, GG man, top. Scusate se non riuscite a vedere bene il cellulare, ma ce l'ho messa in una posizione tale che riesco sia a giocare che a farmi vedere dalla cam. Ovviamente. Cioè, non vi sto scammando, non è un video preso da internet, cioè sto giocando io. E si sale di livello. E si sale di livello. Perfetto. Vai, pista numero 3. Ma sì, dai, riutilizziamo Batman fin quando non finisce la sua benza. Vai, vai. Vediamo un po' questa pista com'è. Dai, che l'ho potenziata bene, c'è da dire. Il potenziamento ha funzionato. È servito. È abbastanza veloce come auto. Forse sì, non è proprio velocissima, però comunque si riprende subito come auto. Ci sta. Mamma mia, mamma mia. Proprio lui. Dai, recupera, recupera. Vai, che curve spettacolari. Anzi, come direbbe Marco Togni, spettacularis. Madonna, madonna. Si mi stava per riprendere quel maledetto. Che qui solo uno può vincere. Me medesimo. E va a vincere, me medesimo. Grande, grande, bro. C'è la cosa bella che ti dice pure a fine gara qual è la tua velocità massima che hai fatto nella pista. Ed è figo. Ripeto, se avessi avuto una pista per scannerizzare le auto, avrei inserito auto molto più
potenti, ecco, più forti, più veloci. Prossima pista, sempre auto di Batman, la potenziamo adesso, dai, ci sta. Una volta che ricevi la tua ricompensa, che fai? Non lo sfrutti per potenziare l'auto? Dovrebbe essere la base. Vai, Ufuat! Dai, ce la possiamo fare. Dai, dai. Vedi, si riprende un po' lentamente, diciamo, accelera un po' lentamente. Sarebbe bello un'auto che ha l'accelerazione veloce, però dai, non mi posso lamentare, perché comunque ha delle prestazioni niente male quest'auto, essendo l'auto di Batman. Ah, corta sta pista, me l'aspettavo un po' più lunga. Vabbè, meglio di niente. L'importante è sempre vincere. Non sono riuscito ad andare al massimo delle mie velocità, perché prima ho fatto 165, adesso ho fatto 150 di velocità massima. Sempre con la stessa auto. Vabbè, poco importa. Sarebbe bello sbloccare questa Lamborghini. Pista numero 5. Ma sì, dai, è fattibilissima. Allora, andiamo con quest'altra. Perché ho finito la benza, l'auto di Batman. Ah, potevo potenziarlo, vabbè. Poco importa. Eccolo qua. Questa è stata la prima auto che ho preso appena scaricato il gioco. Era una di quelle più accettabili. Poi per sbloccare le auto mi sembra che devi acquistare. Non mi ricordo con che cosa. Non mi ricordo come si chiamano quelle monete a forma di ruota di auto. Ecco, con quella puoi acquistare le carte che ti fanno sbloccare poi le auto. Ah, è stato così veloce sta pista che non me ne sono nemmeno accorto. Sarà durato un minuto sta pista. Perfetto. Ecco, queste qua, queste monete intendevo. Vai, ne mancano altre due piste. Ma sì, dai, facciamolo, facciamolo. Vai, potenziamo anche l'auto. Vai, pronto per la sfida. Ah, bella sta pista. C'ha tipo giri della morte, non lo so. Dai, dai, non perdere. Recupera, ce la puoi fare. Cappella mia. Oddio, ste curve. Oddio. Oh, ma più corte ste piste, cioè fino alla fine diventa così veloce la gara che non me ne rendo conto. E non ero abituato alle altre piste un po' più lunghe, cioè che ti facevano godere un po' la gara. Dai, meglio così, l'importante è sempre vincere. Ultima pista. Vai, sì, potenzia, potenzia qui. Che ne abbiamo bisogno. Devo dire che questo gioco non è niente male. Una volta che impari il meccanismo è figo. La musica è sparita. Mi è sparita la musica del gioco. Ok. Vai, vai. Velocissimo. Ah, potevo boostarlo per farlo andare più veloce. Ok, ho recuperato, ho recuperato. Vai, man. Yo, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Porco Dinci. Porco Dinci. È andata a sbattere, porco Dinci. No, non ci posso credere. Non ci posso credere. Potevo vincere. E vabbè, sti cazzi. Ci riprovo, ci riprovo. Quando si perde, ci si riprova fino alla fine. Vai, vai. Fatti valere. Dai, ce la puoi fare. Ce la puoi fare, tra molte virgolette. Dai, dai, dai. Dai, dai, ti prego. No. Madonna. No. Turbo, caricati. Sì. Madonna, sembravo Cristiano Ronaldo, come ho fatto? Sembra che ho fatto il sium. Dai, Udo, cioè, record, record. Questo è il record. Wow, sono riuscito a completare una pista. Mi sento onorato. Ho sbloccato. Figo, quest'auto. Ho sbloccato un'auto nuova. Bomba. Una delle cose che farò sicuramente è boostare l'altra auto. Che dire, signori? Che dire? Per oggi penso possa bastare qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente lasciate un like. Lasciate anche un like se volete altri video di questo genere. Seguitemi su tutti i social, ovviamente, che trovate il link in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima.